Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere che zaino fotografico ho e cosa c'è dentro il mio zaino fotografico. Allora, prima di tutto, il mio primo zaino, cioè lo zaino che utilizzavo fino a poco tempo fa, è questo qui. Ed è uno zaino, insomma, vintage, molto carino, l'avevo preso in un negozio vintage. Non proteggeva la mia macchina fotografica e quindi non era proprio il top. Quando ho comprato la nuova Reflex ho cambiato zaino. Anche perché per andare a fare un certo tipo di lavori magari è meglio avere uno zaino più professionale. Per cui ho acquistato questo zaino qui su Amazon. Wow. Questo zaino qui su Amazon, che è uno zaino fotografico e ha un sacco di scompartimenti. Allora, la prima tasca è questa qui ed è divisa in varie tasche dove possiamo mettere tutti gli accessori e poi di qua altre cose, insomma, tipo memory card, questa roba qui. In quest'altra invece possiamo mettere la Reflex insieme a qualche ottica e possiamo cambiare, insomma, la posizione di queste cose in base a come ci torna utile, in base a ciò che abbiamo. Infine, ho preso questo zaino perché ha anche questa tasca per il computer e ci entra proprio perfetto il mio MacBook. E di lato ha altre tasche dove poi puoi agganciarci il cavalletto. Insomma, ci puoi mettere un monte di roba e in più è anche impermeabile, insomma, c'ha l'impermeabile. Quindi è perfetto ed è più professionale anche da vedere, poi protegge di più la macchina se prendi qualche botta. Insomma, attutisce il colpo per le ottiche, se uno ha più ottiche, e la macchina. Invece quell'altro, insomma, ci portava una macchina, sì, però era anche un po' rischioso, quindi. Quando ho preso la mia nuova Reflex, che sarebbe questa qui, la Nikon D750, qui c'è la 1855 perché l'ho utilizzata l'altro giorno per fare una cosa, ma qui ho il mio 2470, il mio nuovo acquisto. 2470 2.8. Questa è la mia D7000, che è la macchina che avevo prima per chi già mi conosce. Quindi ho queste due macchine, poi un flash che a volte mi serve per alcuni lavori. Ho questo Nikon SB800 che è veramente un buon flash, ma se ne trovano di buoni anche di marche di concorrenza a prezzi inferiori, questo non mi ricordo quanto l'ho pagato. Poi il flash alle pile, quindi il caricapile del flash, insomma, carica pile in generale. L'astuccio porta memory card con dentro tutte le varie memory card. Anche questo ho preso su Amazon. Carica batterie portatile con quattro ingressi USB, luce, insomma, questa è una bomba. Per non rimanere mai senza batteria. Questo altro accessorio mi serve per pulire gli obiettivi, che ha questa punta qui per pulire, quest'altra punta qui per pulire sempre, insomma. Poi ho la mia G7X, che è la macchina con cui sto riprendendo per fare i vlog. Le due Reflex le utilizzo per fare foto e la G7X per fare video, probabilmente vlog, insomma, cose molto easy. Se devo fare dei video più professionali utilizzo sempre la Reflex, la D750. Poi ho il mio bel cavalletto Manfrotto, super leggero, così lo porto bene, lo posso agganciare al lato allo zaino. E questo qui lo comprai anni fa, però insomma di sicuro su Amazon c'è qualcosa del genere. Lettore di schede di memoria, se mi porto dietro il computer, questo qui ci collego le memory card. Hard disk esterni per archiviare tutte le mie foto. Questo è uno, poi ne ho altri, ora sono attaccate al computer e utilizzo degli hard disk Samsung da 1 tera o 2 tera, ce l'ho. Sempre il link in descrizione. E poi tutti i vari caricabatterie della Reflex, caricabatterie della G7X. Ho comprato caricabatterie USB per la G7X, l'ho pagato tipo 5 euro, è super cinese, però funziona per ora. E poi nient'altro, insomma, questa qui è la mia attrezzatura base, mi porto sempre in giro. Ovviamente il computer dipende, insomma, se devo andare a fare degli scatti un pomeriggio, no, se invece devo fare un viaggio lungo, allora me lo porto. Il computer sarebbe questo qui, ora se riesco a prenderlo senza distruggere gli hard disk che sono attaccati. Eccolo qua, il mio MacBook Pro 15 pollici di fine 2011. E qui c'è il caricabatterie della Reflex, che ora sta caricando. E basta, questa è tutta l'attrezzatura che ho, niente di più. Poi
Ma in realtà fino a poco tempo fa avevo solo questa macchina qui, la D7000 con il 35 mm, che ho venduto perché era un obiettivo per formato ridotto. Ora sono passato a full frame, piano piano mi prenderò delle ottiche full frame. Per ora ho preso il 24-70 e il mio prossimo acquisto sarà il 35 mm 1.4. Ragazzi, spero che il video vi sia tornato utile, che vi abbia tolto le curiosità, dato che mi era stato chiesto più volte cosa c'è nel mio zaino fotografico, insomma, c'è questa roba qui. E poi, boh, che vi devo dire? C'è chiaramente una bottiglia d'acqua, queste robe qui, insomma, un panino, queste cose qui che ci portiamo tutti dietro, però niente di speciale. Non mi porto nient'altro di speciale. Se ho voglia di scattare in analogico, mi porto questa macchina qui, la Pentax M Super. Ah già, ultima cosa, l'istantanea della Fuji, che è questa qui. Questa è l'istantanea della Fuji, con le sue cartucce, ma ci scatto insomma occasionalmente perché costa molto anche questa qui. E basta, batterie di riserva, caricabatterie, memory card a sufficienza. E basta, e il resto sta tutto nella testa. Lente addizionale. Questa lente qui ci permette di avere un grand'angolo, spendendo circa 15 euro.